Gentile pubblico di Formula Passion, un saluto a tutti, io sono Carlo Platella e prima di iniziare come sempre vi invito a lasciare un like al canale e al video. Oggi andiamo a concludere l'analisi tecnica della stagione 2022 parlando delle ultime tre scuderie nella classifica costruttori di questa stagione, ossia Haas, Alfa Tauri e Williams. Tre squadre limitate nelle risorse economiche, non solo a disposizione, caratteristica che inevitabilmente ne ha anche condizionato lo sviluppo, che in tutti e tre i casi si può riassumere in un macro pacchetto di aggiornamenti a stagione in corso che ha rivoluzionato o evoluzionato il concetto di partenza. Non dobbiamo dimenticare inoltre che, specialmente nel caso di Haas e Williams, questi progetti sono stati abbozzati nel 2019, anno in cui queste due squadre versavano in una condizione organizzativa ed economica abbastanza disastrosa, che poi fortunatamente è andata a sistemarsi nel tempo. E quindi la macchina 2022 inevitabilmente ha risentito di queste lacune preesistenti. E nel caso di Haas, inoltre, è opportuno ricordare che poco prima dell'inizio del campionato 2022 la squadra di Cannapolis ha dovuto far fronte alla rescissione del contratto con il main sponsor russo a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina. Haas, che come Alfa Romeo è un cliente Ferrari, ma adotta strategie completamente differenti rispetto alla squadra di Ingwil, perché la squadra di Günther Steiner decide di comprare tutta la meccanica possibile concessa dal regolamento direttamente da Maranello. Quindi parliamo, oltre alla power unit, degli ingranaggi del cambio, della scatola esterna del cambio, della sospensione posteriore e della sospensione anteriore del cinematismo di sterzo. E lo si vede in particolare all'anteriore come la disposizione dei braccetti della WF22 richiami perfettamente quella della F175 rispetto alle geometrie più complesse e articolate della monoposto di Alfa Romeo che abbiamo descritto nei video precedenti. Haas inoltre inizia la stagione con un concetto di macchina con queste fiancate larghe per schermare il corpo auto dalle turbolenze esterne, sfruttando proprio la carrozzeria per deviare i flussi turbolenti verso l'esterno, ma contrariamente a Ferrari è un concetto un po' meno spinto, un po' più semplice. In particolare nella parte superiore delle fiancate Haas non è andata a scavare quell'avvallamento che invece caratterizza le cosiddette vasche dei pesci rossi della F175, che oltre a darle un tocco estetico particolare aiuta anche l'estrazione dell'aria calda dal vano motore per mezzo delle griglie di raffreddamento. Concetto che però viene evoluto più che rivoluzionato da Haas in occasione del Gran Premio di Budapest. Quindi in Ungheria arriva il primo e unico pacchetto di aggiornamenti della WF22, mentre per tutta la prima parte di stagione la monoposto rimane uguale a se stessa. Questo dimostra una squadra cresciuta tantissimo dal punto di vista operativo, grazie anche a un 2021 disputato con una monoposto completamente priva di sviluppi e che quindi ha portato la squadra a far di necessità virtù, ossia a massimizzare il pacchetto a disposizione. È una Haas che quindi per tutta la prima metà di campionato, senza aggiornamenti, riesce comunque a tenere più o meno il passo della concorrenza di centrogruppo, fino appunto a quando a Budapest debutta questa nuova versione della monoposto, caratterizzata da una carrozzeria che richiama maggiormente quella della Ferrari, appunto per questo avvallamento nella parte superiore delle fiancate, andando però a intervenire anche nella forma del canale Venturi, quindi del fondo, nella carenatura dei braccetti della sospensione posteriore e nell'aerodinamica dei gruppi ruota posteriori. E inevitabilmente nella pit lane di Budapest si discute della somiglianza tra Haas e Ferrari, analogamente a quanto si era discusso delle forme molto simili tra Aston Martin e Red Bull, ma c'è una differenza profonda tra i due casi. Ossia, Aston Martin tenta di replicare un concetto della carrozzeria della Red Bull, pur
con un gruppo sospensivo completamente differente da quello della RB18. Quindi, diciamo, cerca di far funzionare delle idee senza però poterle replicare appieno, mentre Haas è avvantaggiato in questo, perché, come ho detto in precedenza, avendo acquistato in toto la meccanica da Ferrari, è quella che più di tutte può cercare di farne funzionare anche i concetti aerodinamici e replicarne alcune idee. Si parla di acquisto della meccanica e Alfa Tauri, cliente Red Bull, invece è, diciamo, un ibrido tra quanto fatto tra Haas e Alfa Romeo, perché al posteriore adotta lo stesso schema sospensivo, gli stessi componenti della casa madre di Red Bull, in particolare con lo schema Pushrod, mentre all'anteriore Alfa Tauri non condivide la sospensione con la RB18. E la AT03 inoltre nasce un po' come la RB18, con queste fiancate declinanti verso il retroteno, il concetto a pance picchiate, per richiamare la terminologia dell'era 2012-2013, per convogliare i flussi aderenti alla carrozzeria verso la zona inferiore di cambio e diffusore. E questo concetto anche in questo caso non viene rivoluzionato, ma viene evoluto in occasione del Gran Premio di Francia, tappa in cui Alfa Tauri porta il principale pacchetto di aggiornamenti nella sua stagione, e in primo luogo va a rialzare il bordo esterno del sidepod, quindi a creare questa spalla, questo muro con cui schermare maggiormente le turbolenze esterne, analogamente a quanto fatto anche da McLaren e Alpine, due squadre che hanno sì riproposto questo concetto a pance picchiate, ma contrariamente a Red Bull e Aston Martin hanno anche alzato una sorta di parete esterna lungo la fiancata. Ma questo cambiamento nella carrozzeria della AT03 va interpretato con uno sguardo d'insieme, perché questo rialzo esterno, questo muro, questa spalla aiuta a gestire meglio le turbolenze esterne alla monoposto, e questo consente di apportare altri cambiamenti strategici lungo tutta la vettura. In primo luogo, la paratia esterna alla sezione d'ingresso del canale Venturi viene accorciata, paratia che normalmente serve appunto a deviare verso l'esterno le turbolenze generate dalla ruota anteriore lì a ridosso. Quindi questo accorciamento fa sì che ci sia un minor smistamento dei flussi tra la parte interna e la parte esterna, e venga incanalata una portata d'aria maggiore sotto al fondo. Fondo che viene rivisto proprio nella sua struttura, anche nell'andamento del canale Venturi, in particolare nella sezione d'ingresso, perché a T03, come la McLaren d'inizio stagione, debutta con un canale Venturi il cui tetto all'ingresso è troncato prima di incontrare il telaio, la scocca, mentre con l'aggiornamento del Paul Ricard viene prolungato fino a incontrare l'abitacolo, e quindi si ha la massima sezione possibile con cui incanalare aria verso il fondo. Aria che poi nel fondo viene gestita in maniera differente, perché viene rivista anche tutta la struttura inferiore, e se ne possono percepire i cambiamenti ad esempio lungo il bordo esterno, in cui il rialzo e tutto il processo di estrazione laterale dei flussi è diverso rispetto alla specifica precedente. Questo dimostra appunto che si è cambiata sia la gestione aerodinamica del sottoscocca, sia l'opera di schermatura del fondo dalle turbolenze esterne, e tutta questa serie di cambiamenti permette anche di disegnare una rampa del diffusore con una pendenza più aggressiva per aumentare il carico aerodinamico sprigionato. Alfa Tauri però introduce anche un altro importante cambiamento sulla sua monoposto, perché la AT03 è la monoposto che inizio stagione presenta la forma del muso dell'ala anteriore più particolari tra tutte quelle viste in griglia, appunto perché il profilo principale dell'ala va a scavalcare il musetto nella parte alta. Ecco, invece, con la specifica che debutta nelle prove libere di Singapore e poi fa il suo debutto in gara in Giappone, questo concetto viene rivisto. L'ala diventa un alettone con delle forme più tradizionali, ma oltre all'andamento del profilo principale vengono anche corretti i flap superiori, quindi si va proprio a delineare una gestione diversa dei flussi attorno alla vettura verso l'imbocco del fondo. Questo è un cambiamento importante, perché appunto condiziona l'intera aerodinamica della monoposto. E nel dettaglio si può vedere appunto come sia cambiato il raccordo tra il musetto e il profilo principale, opera che però non ha condizionato la struttura di impatto anteriore,
in sintesi il musetto, quindi questo non ha richiesto ad Alfa Tauri una omologazione di nuovo musetto con annessi crash test e nuove spese, ma ha cercato di agire nei limiti delle possibilità di intervento. Ci possiamo aspettare comunque che nel 2023 l'anteriore della T03 sia abbastanza diverso rispetto a quello visto all'inizio del 2022. E chiudiamo infine con Williams che inizia un po' come McLaren e Mercedes con un concetto a pance strette, a pance rastremate, un po' sulla falsa riga di quanto veniva fatto fino al 2021 per avere il maggior volume libero possibile con cui incanalare aria verso il retrotreno, ma anche per cercare di distanziare la carrozzeria dalle turbolenze esterne. Concetto che però si è visto che lungo tutta la griglia, o meglio, nelle squadre, nelle vetture che lo avevano adottato inizio stagione, non ha funzionato. Concetto a pancia ristretta che condiziona anche la forma delle prese d'aria laterali, che anziché essere strette e oblunghe si presentano particolarmente alte a ridosso della scocca, talmente ampia che si può intravedere il posizionamento del cono di antintrusione superiore, che è proprio nel mezzo della presa d'aria, non il massimo per l'incanalamento di flussi verso il diffusore. È una monoposto, quella di Williams, che presenta anche soluzioni particolari, non necessariamente efficaci, come ad esempio questa apertura subito dietro la presa d'aria laterale del radiatore, la cui utilità non viene mai chiarita del tutto, ma che si vede soltanto nei test e poi viene abbandonata per il resto della stagione. Comunque una soluzione anomala, degna di interesse e comunque figlia di un'interpretazione particolare del regolamento. Infine, al posteriore, Williams adotta lo schema sospensivo a pull rod, e questo richiama un altro aspetto caratteristico della monoposto di Grove, ossia che Williams adotta cambio idraulica Mercedes. Questo è un cambiamento importante rispetto alle Williams degli anni passati, che addirittura adottavano una scatola del cambio in materiale metallico e non con un involucro in materiale composito, e quindi poter beneficiare della componentistica Mercedes più leggera, o meglio con un miglior compromesso tra rigidezza e leggerezza, è sicuramente un cambiamento importante. Come dicevo, Williams adotta questo concetto a pance strette, che però non si dimostra particolarmente efficace, ed ecco che la monoposto viene, in questo caso sì, rivoluzionata nella parte superiore in occasione del Gran Premio di Silverstone. In particolare vediamo che anche Williams adotta questo concetto a pance picchiate, senza però il rialzo nella parte esterna come abbiamo visto sull'evoluzione di Alfa Tauri, andando però anche a rivoluzionare completamente la concezione del canale Venturi. Quindi è una Williams che adotta una vera e propria rivoluzione, ma che per tutto l'arco della stagione continua a patire una forte carenza di carico, che da un lato la contribuisce a rendere la vettura più penetrante dal punto di vista aerodinamico. Infatti la Williams è la monoposto più rapida in rettilineo, e questa la consente di andare a punti su piste come Spa o Monza. Ma nonostante questa sua caratteristica, nella seconda parte di stagione la vettura mostra dei miglioramenti anche sulle piste più tortuose, che certificano la crescita della squadra anche dal punto di vista operativo, riuscendo a mettere meglio appunto la monoposto e a far fronte alle sue principali debolezze. Che dire quindi di questo fondo gruppo 2022? Innanzitutto rispetto alle stagioni precedenti c'è una profonda differenza: non c'è più quella monoposto ultima per distacco che all'inizio del weekend si sa che si qualificherà e taglierà il traguardo in ultima posizione. Questo è un grosso passo in avanti per la Formula 1, perché si cerca equilibrio di fronte, o meglio ai vertici dello schieramento, ma si cerca equilibrio anche nella parte più bassa. Magari ci si aspettava una maggior compattezza della griglia, una Williams in questo caso in grado di andare a punti con maggior frequenza. Io penso che col prosieguo del ciclo tecnico già nel 2023
le squadre pian piano si compatteranno. Non si arriverà mai ad avere 10 scuderie in grado di contendersi la vittoria ad ogni Gran Premio, ma sicuramente si può sperare realisticamente in una riduzione dei distacchi. Quindi tutto questo lascia ben sperare per una griglia di partenza nel 2023 più compatta, come auspicano i tifosi. 2023 in cui noi di Formula Passion speriamo di ritrovarvi tutti sui nostri canali, sul nostro sito, per ogni tipo di approfondimento. Io vi do l'arrivederci all'anno prossimo, sperando che questi approfondimenti di fine stagione siano stati di vostro gradimento, augurandovi a tutti buone feste. Ciao!